tra l'Italia e l'Ecuador hanno notato delle differenze nette, soprattutto per quanto riguarda il clima e anche per lo stile di vita, che in Italia è molto più frenetico e invece in Ecuador forse la prendiamo più alla leggera, siamo più rilassati. Non vuol dire che ci sediamo sugli allori, però semplicemente si vive con più calma. Magari quando c'è qualcosa che non va, non scleriamo subito. Non c'è questo nervosismo. Le discriminazioni le ho subite principalmente alla scuola elementare. E forse per paura del diverso, degli altri bambini. Perché quando sono arrivata io non eravamo in molti in Italia. C'erano pochi ecuadoriani. E c'era appunto forse questa paura, per cui tendevano a respingerci e a magari qualche volta ad essere anche cattivi. È fondamentale conoscere l'italiano per una persona straniera che vuole vivere in Italia. Più che altro, sembra che l'italiano quando deve andare da un'altra parte sia l'ospitante che deve adeguarsi a lui e non lui all'ospitante. Tanti sembra abbiano la pretesa che li si accolga già subito in italiano. Invece da parte loro non è così. Gli ecuadoriani sono molto aperti, anzi, se si presenta uno straniero e un ecuadoriano a un posto di lavoro, c'è molta più possibilità per lo straniero che per l'ecuadoriano. La mia famiglia è molto legata alla tradizione ecuadoriana, anche per quanto riguarda la lingua. A casa mia si parla solo ed unicamente castellano. Però vedo che altri miei coetanei un po' fanno fatica a parlare in spagnolo. Molte persone sono state contaminate, tra virgolette, un po' nella lingua, un po' nello stile di vita. E noi abbiamo sempre avuto le intenzioni di rientrare. E in effetti la mia famiglia rientra tutta al completo a febbraio, mentre io rimango qua con mio papà per i tempi della laurea, poi rientriamo anche noi. Pentita no. Però se avessi potuto scegliere, molto probabilmente non sarei partita. Dall'Ecuador emigrano di più le donne, forse perché in Italia inizialmente si trovava più lavoro per le donne, e i posti delle badanti, delle colf, e venivano assegnati soprattutto alle donne che agli uomini. Per cui emigravano prima loro e poi magari una volta stabilite portavano la famiglia. Noi siamo sempre stati in regola, dal momento in cui abbiamo messo piede in Italia siamo sempre stati in regola. Solo mia mamma inizialmente non era in nero perché essendo arrivata senza patria, come diciamo noi, è arrivata qua da sola, non aveva nessuno e ha ottenuto i documenti tramite il governo che c'era all'epoca, che se non sbaglio era il governo D'Alema, che le ha permesso di ottenere i documenti e di aggiungere noi ai suoi documenti tutto il nucleo familiare. E quindi grazie a questa cosa noi siamo venuti in regola. I tempi di consegna, soprattutto per la regolarizzazione dello straniero nel paese, sono troppo lunghi secondo il mio punto di vista. Non tanto per le richieste, ma i tempi sono troppo lunghi. Finora gli obiettivi che mi aspettavo sono stati raggiunti, ce ne sono ancora alcuni da raggiungere, però penso di essere a buon punto.